Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Ho deciso di smetterla di motivarvi, di far deprimere tutti voi che seguite il mio canale. Perché ultimamente, l'abbiamo visto, ha avuto anche un sacco di successo, sono contento, abbiamo visto in vari video qual è il minimo sollevabile, qual è una buona media da cui partire, un obiettivo di partenza per poter dire sì, dai, sto facendo le cose per bene. Vi ho anche detto però che sto raccogliendo un bel po' di dati, quindi mi sono detto, ok, abbiamo visto i minimi, abbiamo fatto tutti i calcoli, ma qual è il massimo che si può arrivare a sollevare? Cioè al momento attuale, in proporzione al mio peso, qual è il massimo che una persona è riuscita a sollevare? Ho risistemato tutti i dati che avevo raccolto e ne sono usciti i numeri, da un lato molto interessanti nel paragone uomo-donna, dall'altro molto molto demotivanti perché sono numeri pazzeschi e di questi numeri terrificanti ne parliamo dopo la sigla. Vi dico subito che i numeri che vi dirò sono una media perché sennò di nuovo il video sarebbe durato 25 minuti. Ho preso il minimo e il massimo sollevato in relazione al proprio peso corporeo, ho fatto una media per dire in media qual è il massimo peso sollevato in base al proprio peso corporeo. E ne è uscita questa bella tabella che vi mostro. Allora, un uomo, ad esempio, in media può arrivare a sollevare 3,7 il proprio peso corporeo di squat. 3 volte, virgola, 7 il proprio peso. Media che, curiosità, è data da un 4 volte, virgola, 1 sollevato da un uomo nella meno 59 e un minimo modesto di 3,2 di un uomo della 120. Quindi il massimo sollevato è stato 4 volte, virgola, 1 il proprio peso corporeo di squat, che cioè a 60 kg un uomo ha sollevato 240 kg di squat. So che sono numeri che magari non fanno impressione, 240 kg di squat, però ricordatevi di relazionarlo al peso dell'esecutore. So che dire After ha sollevato 500 kg fa sempre scena, però relazionatelo al peso corporeo. Questo, qui stiamo parlando di un uomo che a 60 kg ne ha sollevati 240. E di panca e di stacco non è tanto più motivante la situazione perché la media di panca di un uomo si aggira intorno a 2,6 volte il proprio peso corporeo, 2 volte e mezzo, se non di più. Anche qui siamo nella meno 59, dove il massimo sollevato è stato 171 kg, che è 2,9 il proprio peso corporeo, cioè siamo quasi a 3 volte il proprio peso di panca. Numeri assurdi. E la media appunto è 2,6 perché ovviamente chi è molto pesante nella più 120 solleva in media al massimo 2,1. Quindi 2,9, 2,1, 2,6. E lo stacco è quello che è veramente più impressionante da leggere, cioè siamo nella media dei vari record 4 volte il proprio peso corporeo. Abbiamo infatti un uomo, sempre della meno 59, che ha sollevato 275 kg, cioè 4 volte, virgola 7, il proprio peso corporeo di stacco. Siamo vicini a 5 volte il proprio body weight. E anche nelle categorie superiori non è tanto meglio. La media purtroppo è abbassata di tanto dalle categorie pesanti, dove si solleva circa 3 volte il proprio peso corporeo, ma si sa che i pesanti con lo stacco hanno fatica, quindi abbassano di molto la media. Però direi che 4 volte il proprio peso corporeo di stacco è già un numero impressionante che la dice lunga, quindi 4 volte. Ma se volete motivarvi veramente, ecco qui i numeri delle donne. I numeri delle donne fanno altrettanto paura, ma ne fanno di più se pensate che sono donne, perché di solito si dice donne sollevano meno. Neanche troppo. La media di peso sollevato per le donne di squat è 3 volte, virgola 1 il proprio peso corporeo. Abbiamo una donna di 47 kg che ne solleva 153 in squat. Quindi 3 volte, virgola 3 il proprio peso corporeo. Una donna di 84 kg ne ha sollevati 270. 273 sono tanti se ci pensate per un uomo, quindi figuriamoci per una donna. 3 volte, virgola 1 in media. Passando alla panca, lì sì che dobbiamo davvero demotivarci perché la media è di 2 volte il proprio peso corporeo di panca. Ad esempio, una donna di 63 kg ha fatto 142,5. Una donna di 72 ha fatto 144. Già, per un uomo questi sono risultati ottimi, cioè ci vinci ovviamente una gara nazionale tendenzialmente, quindi capitemi.
Però visti su una donna, sono numeri assurdi, due volte il proprio peso corporeo di panca. È la media dei record di ogni categoria, due volte. E infine, se vogliamo dare davvero il colpo di grazia, ecco lo stacco. Lo stacco è intorno a 3,4 il proprio peso corporeo. Abbiamo una donna di 47 kg, di nuovo, che ha sollevato 176 kg. Che detti così, di nuovo 176 kg, non possono, cioè non sembrano tanto, però sono 3,7 il suo peso corporeo. Abbiamo una donna che ha sollevato 3,7 volte il proprio peso corporeo. Numeri assurdi. E la media di ogni categoria fa 3,4 volte. Anche qui, 3,4 volte il proprio peso corporeo è il massimo sollevato attualmente in media da una donna. Quindi, perché vi ho portato questi numeri? Uno, per demotivarvi, due, per mostrarvi comunque sì che noi parliamo sempre di minimi, però guardiamo ogni tanto anche il massimo, qual è il massimo sollevabile? A volte puntare lì in alto può essere uno spunto. Stile arciere di Machiavelli, magari noi non arriveremo mai al sole se cerchiamo di colpirlo con le frecce, però comunque nel tentare, tira, 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 magari arriviamo sempre più in alto. Quindi ok, pensare ai minimi, ma non accontentiamoci neanche se il nostro obiettivo è diventare più forti, cioè ogni tanto proviamo a puntare in alto, proviamoci. Male che vada, comunque diventeremo la versione migliore di noi stessi, questo sia nell'allenamento che nella vita. E con questa perla filosofica vi saluto. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento. Mi raccomando, non finite in terapia se pensate a quanto siete deboli in confronto alle donne. Se avete delle domande, lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video.